Come sta procedendo la holding tra l'aeroporto di Rimini e quello di Forlì? Ma credo che ormai, almeno per quanto riguarda la Costituzione, i soggetti che dovevano decidere, la Regione, le due province, Forlì, Cesena e Rimini, i due comuni Forlì e Rimini hanno sostanzialmente deciso, quindi nascerà credo a breve. Quello che richiede invece un maggiore approfondimento è il lavoro che è in corso per realizzare un piano industriale comune, cioè occorre vedere, creando una struttura unica, come si riesce a organizzare meglio l'attività. Io penso, come da diverso tempo dico, che si può fare un lavoro fatto bene se si suddividono bene i compiti, perché se ognuno fa le cose che fa anche l'altro, secondo me diventerà difficile farle funzionare. Cosa cambierà da adesso in avanti? Io credo che cambierà il fatto che ognuno dei due aeroporti si concentrerà sulle cose che deve fare. In particolare per quanto riguarda l'aeroporto Federico Fellini di Rimini San Marino, io credo che la nostra missione, chiamiamola come vogliamo, la nostra caratteristica fondamentale è che avendo un certo territorio alle spalle, l'intera costa romagnola e adriatica, il compito nostro è fare ancora più voli a prevalente componente incoming turistica con tutti i paesi europei, sia dalla vecchia Europa che dalla nuova.